ci voleva pazienza da parte della società, da parte di una società che mi ha ricostruito una squadra st'estate. E quindi devi avere la pazienza a tutti i costi per dimostrare coerenza e serietà di darmi spazio e soprattutto tempo per lavorare. È chiaro che se tu vai a ricostruire una squadra così devi darmi tempo. Sì, avete capito bene. Il titolo rende l'idea del video e soprattutto il mio pensiero. Quindi adesso parlo io. Ho aspettato parecchio tempo. Questa serie è stata sospesa, peraltro, per diverso tempo, però oggi era doveroso. Quindi partiamo. Bella ragazzi e bentornati sul canale, finalmente con il ritorno del mio pensiero contro il pensiero del web. È una serie che manca da quest'estate e se non sbaglio l'ultimo episodio, comunque uno degli ultimi, era sempre sul Milan e si parlava della situazione Bonucci, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Oggi siamo tornati con un altro argomento caldissimo perché la situazione da quest'estate si è leggermente modificata e in negativo, perché purtroppo sì, questo va detto. Ma prima di iniziare, come al solito, vi ricordo innanzitutto di seguirmi su Instagram e sugli altri miei social che vedete scorrere qui sotto, perché insomma vi tengo sempre aggiornati su tutto. Vi ricordo anche di acquistare maglie a prezzi bassissimi su Divise Calcio Top e di scaricare OneFootball, che è la mia app di riferimento sul mondo del calcio. Detto questo, possiamo cominciare a parlare del Milan. Vi dico la mia, ragazzi, non mi sono scritto nulla, poi leggiamo anche dei vostri commenti, perché alcuni giorni fa, un paio di giorni fa, vi ho scritto proprio con le nuove possibilità che YouTube insomma ha dato, la community. Ho scritto un post vecchi stile vecchi tempi su Facebook e vi ho chiesto cosa ne pensavate voi. Tra l'altro i più attenti già sanno più o meno qual è il mio pensiero, perché ne avevamo parlato quest'estate quando ho fatto la mia potenziale classifica finale del campione Serie A, ricevendo molti insulti. Perché? Beh, perché diciamo che io non sono la classica persona che dice te l'avevo detto, no? Però ve l'avevo detto. Però bisogna aspettare e non mettere pressione, perché chiaramente, come ho detto recentemente Puyol, i trofei non si comprano, quindi puoi fare il mercato che vuoi, però poi devi assestare la squadra e far bene. Il quarto posto secondo me è fattibile dentro in Champions, anche non più di così, perché quelle tre davanti, che poi sono le stesse tre dell'anno scorso, hanno una marcia in più. Anzi, diciamo che sono stato anche abbastanza generoso, almeno per quella che è la situazione attuale. Partirei per ordine dal mercato del Milan e quindi, allora, non voglio fare l'incoerente assolutamente, perché sicuramente il Milan ha fatto un gran mercato, però proprio perché non sono incoerente e ci vedo tra virgolette lungo, ma non perché sia un fenomeno particolare, perché semplicemente seguo il calcio da tanto tempo, a differenza di altre persone che usano la bocca per parlare senza riflettere. Penso un attimino, cioè io provo a parlare di calcio e non di pallone, a differenza di altri, senza volermela tirare, poi con tutta la testa di questo mondo. Io in questa serie soprattutto, il titolo lo dice, è il mio pensiero, non voglio assolutamente generalizzare. Io parlo da romanista, ma prima di tutto da amante del calcio, e infatti da amante del calcio vi dico che un po' mi dispiace anche vedere il Milan in questa situazione, perché io sempre da romanista apprezzo molto, cioè ho sempre apprezzato, mi è sempre piaciuta la squadra, la società in generale Milan. Ho cominciato a seguire il calcio negli anni in cui c'era ancora Ancelotti ad allenare la formazione rossonera. Non sono io in primis abituato a vederla in questo stato, anche perché penso che sia uno dei periodi, se non il periodo più basso. Questo ve lo dico più che altro perché sto avendo molti feedback, per così dire, proprio da dei tifosi o dallo stesso Ambrosini, che oggi è lunedì che sto registrando il video, ieri sera ho visto il club dopo la partita Atalanta-Lazio, e lui stesso proprio, uno che, cioè, qualche partita col Milan l'ha giocata, ti viene a dire: guarda, questo periodo non è mai successo neanche prima che arrivasse Berlusconi e poi quindi prima del periodo in cui hanno vinto tutto, e fa un po' riflettere. Ma dato che ho fatto una premessa molto distante, insomma, e sono uscito un po' fuori, sono andato un po' fuori tema, torniamo a parlare dell'argomento centrale. Allora, il Milan quest'estate, più che fare un mercato improntato, incentrato su una ripartenza, alla luce di quella che è stata una stagione l'anno scorso neanche troppo negativa, perché il Milan comunque si è qualificato in Europa, ok? Quindi Montella ha fatto il suo con dei giocatori comunque scarsi, obiettivamente scarsi, per puntare a titolo, per carità, con tutto il rispetto. E quindi l'ideale sarebbe stato fare un step by step. Invece cosa succede? Che quest'estate arrivano quei due geni di Fassone e Mirabelli, lodati ed elogiati da tutti quanti, da tutto il mondo, e decidono che il Milan in realtà, più che una squadra di calcio, deve diventare un supermercato. E quindi via gli 11 trasferimenti, via l'acquisto di Bonucci, gestito malissimo. Perché un giocatore che arriva dalla Juventus, per quanta esperienza possa avere, tutto quanto, tu
non lo fai capitano. Tu società, Montella non c'entra in questo. Montella non c'entra perché può anche aver influito, per carità, adesso io non sono all'interno del contesto Milan, non so come sia andata realmente, vi condivido il mio punto di vista, può anche aver influito sulla scelta di Bonucci capitano, però io società forte non faccio un giocatore appena arrivato capitano, perché altrimenti dimostro di non essere una società forte. Partiamo da questo presupposto. Una società seria come il Milan non avrebbe dovuto fare una cosa del genere. Poi questo è semplicemente il mio punto di vista. Prendiamo come esempio la Juventus. La Juventus penso che dal punto di vista societario, amandola oppure odiandola, in Italia sia da prendere come esempio. Ma proprio nella sua storia, la Juventus non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Bonucci, a parti invertite, non sarebbe mai diventato capitano appena arrivato. Questo mi pare ovvio. Cioè, parlandone mi sembra ridicolo doverlo spiegare, però dato che si parla del Milan e non del Benevento, no, capite qual è la differenza? Cioè, è questo il discorso. Detto ciò, andiamo in ordine. Tanto mercato, e quindi a me sta cosa non piace, cioè, non, da tifoso proprio, per carità, da tifoso può piacermi, vedo che ogni giorno mi acquistano qualcuno, però poi da tifoso io penso anche che ci sia qualcuno più preparato di me, e con più competenze di me in certi ambiti, e quindi che sia capace di inserire tutto. Invece lo stesso Montella è stato preso un po' in contropiede, per così dire, perché gli hanno riempito la squadra di giocatori che poi lui deve assemblare. A me Montella è sempre piaciuto come allenatore, poi per carità ci sono dei milanisti a cui stava poco simpatico, tra cui i miei amici, perché giustamente c'è sempre questa cosa del famoso sorrisetto anche dopo una sconfitta, poi fosse una, dopo alcune sconfitte eccetera, può anche diventare un pochino irritante, questo lo capisco, però al di là della simpatia o antipatia per Montella, penso che non sia Guardiola, ma non sia neanche il più brocco di tutti. E quindi, di conseguenza, ci voleva pazienza da parte della società. Da parte di una società che mi ha ricostruito una squadra quest'estate. E quindi devi avere la pazienza a tutti i costi per dimostrare coerenza e serietà di darmi spazio e soprattutto tempo per lavorare. È chiaro che se tu vai a ricostruire una squadra così devi darmi tempo. Se poi mi dici che vuoi vincere subito o comunque vuoi da subito una squadra assemblata, allora hai sbagliato tu a fare quel mercato. Non so, ditemi voi, perché poi magari questo è il mio punto di vista. Spero di essere abbastanza chiaro nell'esporvelo. Il Milan va male, cosa succede? Montella viene esonerato. Adesso, io ho capito che è più semplice cambiare un allenatore rispetto a 30 giocatori. Però non lo cambia l'allenatore. Perché tu cambi un allenatore come Montella e mi chiami Gattuso. Che giustamente dopo la sconfitta di Verona ti dice io non è che so Padre Pio. E ci mancherebbe. Cioè tu pensavi che chiamando Gattuso si potesse risolvere la situazione? Io magari ho capito che non vuoi dare fiducia a Montella, però Montella te lo tieni fino a fine stagione, perché ti ha dimostrato comunque l'anno scorso una squadra meno forte dal punto di vista dei singoli di poter far bene. Quindi tu comunque cioè, si è conquistato quella fiducia per arrivare quantomeno a fine stagione. Una volta arrivati alla fine, vedi, Milan si è classificato come? In Europa? Va bene, abbiamo fatto minimo come l'anno scorso. Si è qualificato per nessuna coppa? Bene, via Montella, prendiamo qualcuno. Ma adesso è normale che poi dai la squadra a Gattuso, che più che la grinta può metterci poco. Una volta arrivati a Gattuso, il problema vero secondo me non è tanto che poi il Milan possa migliorare o meno, perché sicuramente il Milan qualche partita la vincerà, sicuramente Gattuso farà le sue belle figure, ma farà anche delle brutte figure. Morale della favola, così come Inzaghi, Seedorf e non ne ricordo altri, questi due sicuramente, Gattuso verrà bruciato. Secondo me, poi mi auguro il contrario per il Milan e per lui proprio a livello personale. Però questo è il rischio. Cioè, tu non puoi mandare tutto a puttane, passatemi il termine, per un mercato veramente da supermercato e non da squadra di calcio. Anche perché adesso stanno girando altre voci, mi auguro che siano soltanto voci. La prossima vittima, sapete quale dovrebbe essere? Mirabelli. Chi? Quello che ha fatto il mercato. E allora se Mirabelli va via, perché è andato via Montella? Quindi, fatta questa domanda, io vi lascio appunto questo quesito, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi. Intanto però, molti di voi, insomma, qualcosa pensano, perché come vi ho detto prima, andremo a leggere alcuni commenti, io non li avevo letti, ne ho letti due in questo momento preparandoli qui, e devo ammettere che non vanno molto a distaccarsi da quello che abbiamo detto noi fino adesso. E quindi il primo è quello di Emax, che ci scrive: sinceramente non capisco perché sia stato esonerato Montella, come se la colpa fosse tutta sua. Per carità, sicuramente avrà delle sue colpe, non è Guardiola manco lui, però Gattuso al momento non può certamente risolvere i tanti problemi del Milan. Dopo il grande mercato erano stati fissati degli obiettivi troppo grandi per questo Milan, piazzamento in Champions o i pazzi che la vedevano lottare per lo scudetto.
Io no. Anche perché i giocatori comprati non sono fenomenali, ma giocatori per la maggior parte mediocri. Anche qui, da fenomeno a giocatore mediocre ci passa un oceano. Io sono convinto che, almeno per i titolari, il Milan abbia dei grandi giocatori. Calhanoglu personalmente lo adoravo, quest'anno è irriconoscibile, ma perché? Perché esiste l'intesa nel mondo del calcio, no? Cioè, adesso Fassone probabilmente ha giocato tanto a FIFA e ha fatto tanto fantamercato, avrebbe dovuto un po' giocare a Ultimate Team per dire un po' una, per fare una battuta e magari pensare anche un po' all'intesa. Passata poi una carrellata di commenti come Gattuso non è un allenatore, Milan ridicolo, ho perso la voglia di tifare. Società di merda, quindi andiamo proprio colorito. Arriviamo al commento finale di questo video che vi premetto, non c'entra nulla con questo video, non avrei dovuto inserirlo, avrei dovuto fare il superiore, però sti commenti a me fanno proprio girà, serve che vi dico che. E quindi il commento di Paolo che mi scrive: sono un tuo grande fan. Poi lasciamo perdere come ha scritto fan, nel senso che fa ride, capito? È divertente. Anche se sono juventino, ti ho detto questo per adesso commentare. Poi rivediamo la grammatica. Non dovresti parlare dato che ieri avete vinto rubando, scusa. Ma che cazzo stai a dire? Proviamo a spiegarlo tranquillamente senza troppi problemi. Allora, partendo dal presupposto che io faccio porto più o meno questa serie sul canale da un anno quasi, e partendo da un altro presupposto importante, io nasco su YouTube e comunque come persona, come amante del calcio, partendo da un presupposto ancora più importante, nel mio posto ho scritto: parliamo del Milan, cosa ne pensate se ho scritto Milan di merda, ha preso 3 pere a Verona, la Roma ieri ha stravinto con il Cagliari. Partendo da questi presupposti, la Roma ha vinto con il Cagliari giocando una partita pessima, nonostante i primi minuti in cui sembrava poter giocare bene, ma poi ha giocato una partita pessima, e non ha rubato manco per il cazzo, dato che il rigore su Dzeko c'era e comunque l'ha sbagliato Perotti. C'era un altro calcio di rigore che non è stato fischiato e il gol di faccia era regolare. Che hanno rubato, scusa? I 3 punti? Però, come detto, questo non è un video per parlare della Roma, non voglio fare il provinciale, tra virgolette. Non me la sono presa perché si parla di Roma, me la sarei presa in qualsiasi caso perché comunque, insomma, ve l'ho detto, un conto è parlare da tifoso, un conto è parlare come provo a fare io da sportivo in generale ed essere obiettivi. Non è semplice, però chiaramente si fa quello che si può. E io spero sempre di essere il più obiettivo possibile quando analizzo cose a favore e contro la Roma, al di là del tifo. Detto questo, ragazzi, io vi invito a lasciare un pollicione in su se siete d'accordo con me o se comunque il video vi è piaciuto. Nel caso, fatemi sapere qui sotto con un commentino cosa pensate voi di questa situazione del Milan. Cosa pensate del fattore Montella? Perché a questo punto c'è anche chi si chiede: ma Gattuso verrà esonerato per dar posto nuovamente a Montella? Non si sa. Detto ciò, io vi invito ad iscrivervi qualora non lo foste ancora. E niente, vi ho detto veramente tutto anche all'inizio del video. Vi ricordo l'evento di sabato. L'evento di sabato non mancate, il 23 dicembre. Vi lascio qui sotto in descrizione, primo link, mi raccomando, il video che è uscito ieri in cui ve ne parlo bene. Vi dico che in questi giorni ci sono tanti video fighi, tra cui anche la carriera con un ospite davvero speciale che i veterani del canale apprezzano e ve bagnate appena vedete il video, raga. Un bacione e alla prossima, ciao!